Allora, come ho detto agli altri interlocutori, vorrei avere una tua view sui mercati in generale, su cosa pensi indici italiani e indici americani, e poi mostrare qualche operazione che tu hai fatto oggi o nei giorni scorsi. Io poi aggiungo a te una domanda personale, nel senso che prima quando Fabio parlava e ha mostrato, non so se hai seguito, i cicli che si sovrappongono con un movimento sinusoidale dei diversi mercati obbligazionari a scenario oro, e io ho riconosciuto l'immagine, ho detto, come direbbe Vinicelli, ho letto tanti libri. Allora, ma la battuta forse non è stata apprezzata né dal pubblico né da Tanevini, nel senso che io e te parliamo del fatto che questo sia un mestiere rispettabile come il chirurgo e l'avvocato, in cui uno deve studiare, deve applicarsi, deve non agire in maniera emotiva, dedicare tempo, dedicare energia, cioè fare trading si fa fatica. Ma questo è un commento che ti lascerò fare alla fine, e per il momento andiamo con ordine. Previsioni sul mercato, qualche operazione e infine una tua opinione sulla difficoltà enorme di questa professione. Allora, iniziamo con una view generale. Allora, quello che mi preme dire è che continuo a sentire che il mercato, e mi arrivano mail continue sul fatto che il mercato scende, scenderà, dovrà scendere. Io dico solo che lo standard stava a 3.400, sta a 3.200. Dopo una catastrofe a livello sanitario che è ancora in corso. Più che altro, più che quello che succederà, perché se noi andiamo a parlare di macro, noi possiamo capire che il periodo che andremo ad affrontare sarà un periodo veramente difficile. Difficile perché non ci si rende conto che molte aziende e molti, soprattutto anche i negozi, no? Tutti continuano a dire, ah, tutto sommato siamo riusciti a sfangarla. Secondo me non siamo riusciti a sfangare proprio nulla, perché oltre al fatto che io vedo qui in Roma, al centro, che ogni 5 negozi, uno e mezzo sono chiusi, ma sto parlando del centro, quello che conta. Stavo riflettendo sul fatto che tanti mantengono ancora gli store aperti perché hanno magazzino, e sapendo che si andrà incontro tra ottobre e dicembre a un'inevitabile situazione quasi ai margini del baratro, perché qua se non ci sbrighiamo, e non è il problema nostro, premessa, il problema non sarà mai il nostro, per chi fa trading con l'ottica di Keynes e che nel lungo termine, nel lungo periodo siamo tutti morti, cioè quello che faccio io. Il problema è per quello che sarà lo stato dell'economia di un paese che purtroppo non è messo assolutamente bene. Detto questo, io prendo atto solo di cosa si debba fare quando succedono le cose. Stavo guardando prima per aiutare anche la riflessione di che cos'è il trading, perché spesso mi capita di parlare di trading con della gente che secondo me però non ha forse ben capito che cos'è il trading. Oltre allo studio, la passione, il cuore, la presenza sui mercati, la voglia, il trading è qualcosa che ti fa capire che quando gli indici, e qua vi mostro adesso lo Standard & Poor's, crollano, ok? Ecco perché dico, per noi non ci sarà mai un problema, per chi fa il trading davvero. L'importante è che chi sa lavorare nello stesso periodo va a fare ciò che sa fare, cioè sempre gli stessi titoli, sempre con le stesse caratteristiche e senza mai cercando di far vedere che si è bravi a fare ciò che non si sa fare. Io tantissime cose sul mercato non so fare, ma la cosa importante è che a me non me ne può fregare di meno di farle, perché io devo cercare di migliorarmi, come tutti, su quello che sappiamo fare, senza guardare il vicino, ma cercando di essere affascinato da ciò che il vicino fa, sempre con la possibilità di immagazzinare un concetto nuovo che ci permetta di sedersi al tavolo con tutti sapendo di ciò che si parla. Ok? Quindi fondamentalmente il trading per me concentra in questi due grafici. Mi crollo un indice, mi sale il titolo che io ho, l'indice mi scende da 3 a 4,
in maniera verticale fino al 2003-2002, il titolo mi va da 1 a 6. Non è un problema, ripeto, bisogna cercare di migliorarsi su quello che uno fa. Diciamo che io sono concentrato, chi mi conosce lo sa, ne ho parlato tante volte, sono concentrato sicuramente sui titoli e non più sugli indici. Ho fatto un po' di light crude nell'ultimo periodo, ci eravamo pure sentiti al webinar precedente, avevo detto che mi sono abbastanza divertito, tra virgolette. Però quello che amo è fare i titoli. Fare i titoli significa essere sempre sul mercato, significa cercare sempre lo spunto giusto. Ora, mentre è partito il webinar e sentivo parlare gli altri relatori, per esempio, io ho cercato di fare un po' di operazioni per cercare di far capire anche la mia filosofia operativa. Allora, l'operazione, per esempio, questa qui è MACFI o MACP, per chi lo vuole chiamare MACP, comunque, in Francia. Allora, avevo detto la volta precedente che sul mercato si va per temi. Abbiamo passato il tema della green economy. Bastava avere l'amministratore delegato dell'azienda con la cravatta verde, che se non era leghista, l'azienda comunque, in ogni caso, e non per qualcosa con la Lega, ma se non era legato a un sentimento politico, a un credo, l'azienda saliva perché era green. Da lì siamo passati poi al discorso Covid, e lì bastava fare dell'acqua che, per virtù non si sa di quale Spirito Santo, potesse fare del bene dal punto di vista del virus, e le aziende sono completamente esplose. Adesso è un nuovo periodo che si è con degli effetti che si sono amplificati ed acuiti grazie al caso Tesla in America. Perché caso Tesla? Posto che noi che facciamo trading non dobbiamo mettere il naso sugli utili futuri, gli utili attuali, il dividendo, non ce ne può veramente, non ci può interessare, non ci deve interessare. A noi deve interessare se io pago Tesla 1.500, 1.450 o 1.550. Però Tesla ha aperto una filosofia operativa e una strada a decine e decine, per non dire centinaia di titoli, soprattutto all'inizio americani. Io ho assistito e ho partecipato a delle mattanze su titoli che erano sempre nel settore, che ne so, come Tesla, auto, per esempio NIO. NIO è un'azienda cinese che ha fatto 4-15, ma l'ha fatto quando è partita, ci ha messo 4 giorni, ok? E da lì in poi si è spostato il discorso a tutte quelle aziende che fanno batterie, aziende che sono le, quindi Plug Power and Company, quelle aziende che sono legate all'idrogeno. E piano piano il discorso, tanto parte tutto da lì, dagli Stati Uniti, anche perché la Cina spesso quota le aziende importanti e anche quelle meno importanti le quota in America, quindi parte tutto da là, ma poi il discorso si allarga a macchia d'olio e arriva anche in Europa. Ed ecco che in Europa si è assistito a titoli tipo MACP, che mi fa nel giro di 15 giorni ha fatto 4,30. Ma è tanto. Non so se forse uno dice 7 volte a casa mia si chiama 700%, è un qualcosa che chi fa anche bond si rende conto immediatamente di che cosa stiamo parlando. È vero, c'è il rischio, ma il rischio, chi fa questo lavoro deve sapere che c'è il rischio. Io ho sentito in questi giorni che il problema di Atlantia, c'era il problema Atlantia per i piccoli risparmiatori, ma i piccoli risparmiatori, e mi ci metto dentro, devono sapere che quando si compra un'azione non si compra capitale di credito, si compra capitale di rischio, si comprano mezzi propri, si diventa un piccolissima parte imprenditori e ci si assume il rischio di impresa. Come lo ottimizzo il rischio di impresa? Lo ottimizzo nei 3 minuti in cui faccio l'operazione e non mi prendo sulle spalle tutto ciò che può venire da decisioni che sono esterne al mercato, cioè decisioni che poi il mercato recepisce e traduce in soldoni, sia al rialzo che al ribasso. Per esempio, per dirne una, io ieri ho fatto
Atlantia, ne ho fatte poche perché non è un titolo che amo, non è la tipologia esatta di titolo che preferisco, l'ho fatta a ribasso ed è andata anche discretamente bene, quando il titolo sicuramente, e io sono un rialzista tra parentesi, però mi sembrava ieri che la prima volta che era arrivato intorno a 14,40 fosse da shortare. Chiusa l'operazione intorno a 14, è scesa ancora e poi è risalita, però quello non è più un mio problema, il mio problema è questo, è comprare il titolo, e io ora cerco con il mouse di mostrare quello che sto indicando, di comprarlo qui, perché vedo che la discesa dei volumi mi ha portato il titolo poi piano piano in laterale a recuperare il 28 e poi cercare il livello immediatamente successivo al rialzo dove poterglielo dare. Fatto l'operazione, per vedere il titolo nello specifico MACD sempre quassù, io ritorno sul titolo quando sono le 5, sono le 17. Alle 17 ci si rivede su questo titolo, se ancora la situazione sarà questa. E se non sarà più questa, poco importa, io non ho un contratto con le aziende. Io devo fare le operazioni e tutti devono fare le operazioni sul mercato, solo se il mercato ce l'è detta. Se il mercato non detta l'operazione, bisogna andarsene al mare, visto che è anche il periodo, o quantomeno cercare di evitare di mettere mano indicando la strada, perché purtroppo la strada non siamo in grado, nessuno di noi è in grado di indicare al mercato la strada, perché si rischia di diventare onnipotenti e è la prima volta che si prendono le sberle ci si fa discretamente male. Si parlava, allora stavo dicendo che si va per mode, questa era MACD, però non è l'unica. E da ieri, per esempio, ho fatto un'operazione anche discretamente positiva su quest'altra azienda qui, che si chiama Electro Power, dove ho tracciato oggi, perché ho messo qui il grafico per farvi vedere, assieme alle, allora, lassù ci dovrebbero essere gli eseguiti di ieri, ecco qua, ecco qui, questi sono gli eseguiti del 15. Ho comprato a questi livelli che vi indicavo a questo orario, ok? In questa fascia oraria io sul laterale dell'azienda con i volumi che sono via via, diciamo non scomparsi, ma sempre più diminuiti, ho comprato l'azienda, l'ho accumulata e stamattina l'ho servita piano piano dalle 9:17 a botte di 700, 730. Ho cercato di fare quello che è il mio lavoro. Il mio lavoro è cercare di capire quando scappare prima degli altri. E chi vuole fare trading deve assolutamente fare questo. Non esiste un altro trucco. Qui non ci sono trucchi, c'è osservazione. L'osservazione, la mia personale, l'ho già raccontato, viene da un passato che ho fortunatamente interrotto a 23 anni di pokerista. Io ero affascinato dal guardare in faccia agli altri, per cercare di leggere negli occhi degli altri cosa avevano. E adesso, visto che non, quello è un gioco, mentre questo è un lavoro, a me piace guardare il book, piace guardare i movimenti del mercato, sono affascinato da come si muovono i titoli e cerco di essere sempre al passo con chi mi detta la strada e chi l'apre, cercando sempre di scappare però poi prima di lui. Che purtroppo qua sul mercato ha sempre ragione chi sa vendere, non chi sa comprare. A comprare ci siamo tutti. Non è un problema comprare anche MACD a più 30. Non bisogna avere paura di comprare titoli a più 40, a più 35. Io ho comprato oggi e non è su questo intermediario, quindi non posso, cioè non ho qui l'operazione da farvi vedere, ma ho comprato un'azienda sempre in Francia che si chiama Diet Swell. L'ho pagata più 41%, sta facendo più 59% in questo momento. Quindi non è un problema, cioè il problema è la conoscenza dei titoli, la conoscenza dei movimenti. I titoli di medio-bassa capitalizzazione si frequentano tra di loro, vanno per delle macroclassi, non vanno per delle simpatie particolari, nessuno è simpatico come titolo, sono tutti simpatici e nessuno è simpatico, però quando si muove uno che non è simpatico a nessuno, generalmente tutti gli altri che non sono simpatici si muovono nella stessa maniera.
Ecco, bisogna solo osservare e senza avere paura di comprare il rialzo, ma si compra sull'aspettativa sempre. Se l'aspettativa ha un proseguimento del rialzo, non ci sono dubbi che bisogna continuare a comprare o quantomeno detenere il titolo in portafoglio. Non è che ci sono così grossi indicatori, perlomeno io non sono uno legato troppo all'analisi tecnica, faccio tante cose ma senza sapere il nome di quello che faccio, perché a me non interessa se si chiama Hammer, se si chiama Flag, se si chiama Head and Shoulder. Per me so Head and Shoulder rimane con la S finale uno shampoo, ma il resto cerco di evitarlo quando vado contro a una figura di questo genere, lo shampoo. Io devo cercare di fare le cose semplici, perché il trading è complesso ma è semplice, ed è un paradosso, cioè è complesso e non è facile, ma è un lavoro. E i lavori non penso che esista un lavoro fatto bene che sia semplice, assolutamente. Può essere, ci sono dei lavori che sicuramente sono molto remunerativi, dei lavori che sono assolutamente meno faticosi, ma semplice non c'è nulla. Di conseguenza è un lavoro, bisogna studiare, bisogna sapere quello che si va a fare. Io scusate, mi sto guardando per cercare di, me l'ho segnato per dirvi un po' di cose che possono servire. Prima sentivo di un euro, ecco, un euro ce l'ho qui, l'ho comprata oggi, eccola qua, ce l'ho in portafoglio, io sto per uscire, eccomi qua, se mi vedete, ma non perché non posso continuare il movimento un euro, eccolo qui, mi sa che questo era il grafico, ecco. Io mi sono tirato il grafico, ho detto, se mi va a incrociare quest'area, io come poco poco risale su, ne prendo qualcuna. E qual è il livello immediatamente successivo dove mi metto? È questo livello qua. Se poi un euro oggi chiuderà a 9,60, io sono contento per chi ce l'ha. Sono contento per chi ce l'ha sicuramente, ma voglio ricordare che se io passo dai 5 minuti e metto i 2 anni, ma bisogna vedere chi ce l'ha, se ce l'ha qua, 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 se non ce l'ha qua. Ecco, siccome io non voglio essere uno di quelli che ce l'hanno qua, ecco che io i titoli a una certa ora, a un certo momento, se non mi si avvicina a questo livello, allora vabbè, chiude a 9,67, 68, che sta per rompere questo livello qua che è importante, è normale che può essere un'operazione da fare anche overnight, ma per il momento siamo al 5-6% da quel punto e io non posso regalare ore e il 5-6% a un titolo. Quindi ripeto, l'importante è non avere paura di fare quello che si fa sempre. Il trading è abbastanza un qualcosa di ripetitivo nel modus operandi ed è un qualcosa che ti deve insegnare a inserire di volta in volta qualcosa di nuovo a livello di titoli che vengono tradati per allargare il bagaglio. Quando sento che ma oggi sul mercato non c'era niente, è impossibile, significa che uno non fa questo lavoro. Non esiste che non c'era nulla sul mercato. Sul mercato c'è sempre qualcosa da fare. Si parla di 6.000-7.000 titoli quotati in tutta Europa. Noi siamo trader europei, non siamo più trader italiani o trader francesi o trader svedesi. Ormai si arriva in un battibaleno in qualsiasi posto in Europa. Noi siamo dei trader europei. Ci sono dei paesi che li tradi come l'Italia. Questi possono essere la Francia, può essere la Spagna. Cambia che cosa? La commissione? Eh sì, perché la commissione alcuni pagano magari 8-9 euro anziché 3. Ma noi non dobbiamo arricchire i broker, noi dobbiamo fare un lavoro. E il lavoro si fa facendo le operazioni che sono che il mercato ti chiama a fare. Ripeto, come dice Buffett, se tu sei uno che fa tante operazioni, io ti voglio sempre come broker e mai come mio socio. E purtroppo è così, perché poi fare troppo significa che la prima operazione che magari non va bene ci annulla completamente gli utili di quelle che avevamo fatto prima. Quindi, ripeto, i concetti sono abbastanza semplici, sono poche figure da seguire.
titoli ampliando di volta in volta con un titolo nuovo, sono sempre, i titoli sono alla moda e bisogna mettersi una, cercare con uno scanner, ma su Google chi non se, le ha, non se lo può creare lo scanner, basta andare su Google o su Yahoo Finanza, penso che ci siano degli stock screener che permettono di individuare i settori e quindi di creare una watch list con quei titoli. E poi di seguire sempre quello che è l'anima dello strumento, cioè i volumi. Comandano loro, comanda sempre il volume. Non esiste che un titolo si muove e passa da 20.000 pezzi a un milione, 20.000 di media, un milione in una giornata, e magari fa pure più 15 o meno 15 senza una motivazione. L'analisi tecnica serve solo per acuire in positivo e in negativo gli effetti che una notizia fondamentale porta sul titolo. Non è che si svegliano in 5 e dicono ma oggi quasi quasi facciamo salire, no, questo qui ce lo dobbiamo dimenticare, o perlomeno non l'ho mai visto in 30, ormai 32 anni di mercati. Quindi ripeto, pochi concetti, poche figure, senza essere troppo talebani da un certo punto di vista, e senza avere un ego personale che ci porti a dire ora ti faccio vedere chi sono io, perché purtroppo comandano sempre, comanda sempre il mercato e comandano sempre gli altri, noi mai, noi ripeto dobbiamo solo accodarci. Pino, io ti voglio fare una domanda. Assolutamente, sono qua. Se tu dovessi dare importanza alla lettura dei dati fondamentali, quali indicatori tu guarderesti per selezionare un'azione? Quindi la redditività, l'EBITDA, cioè per fare uno screener, come hai detto prima tu, su Google, quali sono gli indicatori fondamentali che tu utilizzeresti o che consideri perlomeno non banali? Ecco. Però diciamo che, allora Emilio, non è un problema parlare di indicatori fondamentali, il problema è che lì il discorso cambia, diventa più, innanzitutto diventa più difficile, ma non perché non siamo, siamo tutti in grado di fare tutto, però è anche vero che ci sono alcune materie che vanno studiate bene. Io un po' di anni fa, anzi un bel po' di anni fa, l'avevo raccontato del discorso della disoccupazione, no? Che era scesa il tasso di disoccupazione, i jobless claims in America erano crollati, e ho detto a un mio amico americano che fa trading, avevo detto ammazza, oh, bellissimo, e lui mi ha guardato giustamente e mi ha detto ma scusami, ma tu sai com'è che va l'inflazione in America? Ho detto no, come lo faccio a sapere? No, perché ti spiego, se più persone lavorano e c'è un tasso alto inflazione e più persone guadagnano, più moneta circola e più siamo messi male. Quindi paradossalmente è meglio se la gente non lavora. Chiaramente quello era solo per capire che stavo parlando di un qualcosa che non conoscevo. Allora, dirti che il rapporto che semplicemente viene fatto per individuare un'azienda, che è un po' quello che è successo con Eurotech, non so se ricordi, quando quella volta ti ho detto ma Eurotech, se i dati sono questi qua, non può stare a meno di 9-10 euro, ma non se ne parla proprio, e stava ancora a 4. È un raffronto tra quello che è il ROE, quindi il rendimento dell'azienda, con un RendiHob. Il RendiHob oggi purtroppo è molto basso, perché sappiamo benissimo quelli che sono i rendimenti dei bond e il rendimento dei governativi. Quindi si piglia un bond che abbia un po' di rischio, quindi che possa avere un rendimento leggermente superiore a quello che è una tripla A o una doppia A, e da questa divisione noi dovremmo capire quello che dovrebbe essere il prezzo valore di libro. E raffrontarlo, è chiaro che se è 5 volte contro 1 del prezzo valore di libro, è normale che teoricamente l'azienda potrebbe stare intorno a 2 volte e mezzo, 3, in maniera precauzionale, quello che è il prezzo di mercato. Però
non è più trading. Io devo parlare di ciò che faccio, non di ciò che si potrebbe fare, no? E quindi l'unico modo per sterilizzare, allora due sono i modi per sterilizzare il rischio. Nell'ambito della teoria di portafoglio, quindi Markowitz e compagnia bella, uno si deve comprare un bel programma, perché è inutile che parliamo di regressioni e calcoli vari, statistici. Deve comprare un bel programma che gli fa tutto il calcolo della rischiosità del portafoglio, dell'asset allocation, ma stiamo parlando di un qualcosa che non serve. Il secondo modo per sterilizzarlo è ridurre la variabile temporale. La variabile temporale nel trading sterilizza i rischi. Basti pensare, visto che è stata citata ad Atlantia, che cosa significa avere avuto Atlantia dal, che ne so, da un mese a questa parte, o averla avuta dall'altro ieri. Ecco, è chiaro che chi è che ce l'ha avuta dall'altro ieri? Chi generalmente è abbastanza scarico. Io, chi conosco che fa trading, non ne conosco uno che avesse Atlantia in portafoglio. Ma con questo non è che è sbagliato chi ce l'aveva, però non è la mia materia è il trading. E quindi il trading veloce, fast, è il cogito ergo perdo dei fast, dello scalping, o il trading normale, il trading che si fa tutti i giorni, seguendo sempre lo stesso tipologia di titolo e abbracciandone sempre uno nuovo, cercando di capire qualcosa che ti possa insegnare l'operazione in più, ecco. Ripeto, tutto molto molto semplice, nessun trucco e nessuna preparazione. Per la fondamentale invece ci vuole una grossa preparazione, secondo me, e non è premiante come il trading fatto con regolarità e fatto con i giusti strumenti per le mani. Dimenticavo prima il discorso leva. Io sento molto, io purtroppo devo dire le cose brutte, perché le cose belle i budget ce li diamo poi e ce li diamo sempre, sono i cazzotti che fanno male, però la verità è una: si deve ragionare sempre, o si deve cercare sempre di ragionare, con i soldi che si hanno in tasca o poco più. Se si ragiona con i soldi che non si hanno in tasca, non siamo padroni di nulla, creiamo un mostro. E io questo lo devo dire perché ho avuto amici che su opzioni naked si sono, su put vendute allo scoperto, si sono fatti male, ok? Bisogna sempre ragionare avendo il controllo della posizione. Il controllo della posizione si ha in caso di opzioni quando uno ha i software giusti che gli fanno, che gli calcolano istante per istante esposizione al mercato, e quando si fa il trading sull'azionario, quando si sa quant'è la nostra liquidità reale rispetto a quella che sta sul mercato. Ho 20 in portafoglio, ho cash 20 e compro per 25-30, non succede nulla. Ho cash 20 e compro per 100, il primo giorno che parte la sventagliata, e avete visto che, bene o male, quando il mercato decide di scendere non c'è pietà per nessuno, perché uno storno di 32-35 punti che è successo sullo standard, con il VIX poi che è esploso, quindi la volatilità che è esplosa, ci mettono poco, ci mettono 5 sedute, 6 sedute. Quindi bisogna ragionare sempre non sovraesponendosi, d'accordo? Questo è un consiglio che vi do perché, ripeto, ne ho viste troppe e non è il modo giusto di lavorare. Il modo giusto di lavorare, ed è un concetto che bisogna farsi entrare in testa, è che 100 euro al giorno sono 24.000 euro l'anno, punto. Il resto non deve interessare. Poi uno, piano piano, può anche cercare di... Non è che questo lavoro si fa per i 100 euro al giorno, ma il 100 euro significa che con i 100 euro io prendo un rischio abbastanza calcolato di perdere quei 100 euro che voglio andare a prendere sul mercato. Se io ne voglio guadagnare 1.000, non è la stessa cosa, non è che i 1.000 euro implicano il fatto che io ne rischi 1.000, sennò sarebbe troppo bello. E no, più cerco di guadagnare sul mercato e più in maniera progressiva
si eleva il rischio di perdere soldi. Voglio guadagnarne 1000, rischio di perdere 2000-2005. E lì andiamo avanti quanto vogliamo con questo discorso. Quindi il trading va fatto con scienza, coscienza, preparazione e passione. Se c'è la passione si va dovunque, ok? Dovunque.